Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi intro velocissima perché qualche sera fa ho provato il metodo della cintura dell'accappatoio per realizzare le onde e i boccoli sui miei capelli. Quindi vi lascio subito al video per scoprire se funziona oppure no. Ok, allora, questa è la mia faccia post doccia, questi sono i miei capelli post doccia, quindi in pratica sono degli spaghetti liscissimi, io struccata con degli occhiali da paura. L'unica cosa che ho messo sui capelli, li ho lavati, li ho asciugati e ho messo i cristalli liquidi. Adesso ho diviso a metà più o meno i capelli e andiamo a provare questo metodo della cintura dell'accappatoio. Allora, la mettiamo al centro della testa e ho visto che tanti la bloccano con l'aggeggio, va bene, non è proprio bloccata, ok, più o meno. Adesso prendiamo la cintura, prendo una ciocca e la passo sopra e poi dietro. Prendo un'altra ciocca, passo sopra e poi dietro e man mano aggiungo capelli a questa ciocca che gira. Io sono molto molto scettica su questo metodo, avendo i capelli liscissimi da sempre, ho sempre cercato un modo per farli, per dargli un attimo di movimento, e per ora l'unica cosa che ha funzionato è una piastra che mi hanno regalato, credo di averla da almeno 10 anni. La tengo come il sacro Graal e la uso solo nelle occasioni speciali, perché poi di fatto non sono neanche un amante delle piastre, quindi cerco di piastrare i capelli il meno possibile. Allora, qua ho finito i capelli, quindi finisco di arrotolare. Sì. Con un codino che ho sempre a portata di braccio, vado a chiudere. Ok, vado a fare l'altra parte. Finisco di girare anche questa e la blocco. Anche se in realtà a me mi pare un po' floscia la cosa. Però proviamo. Allora mi tolgo il pezzo qua sopra, tiro un attimo sta cintura. Ok, adesso giro questo e giro questo da questo. Porto dietro.
ci faccio un nodo e me lo porto qua sopra, così. Perché io adesso vado a pulire casa. Poi faccio le mie cose, mi guardo un po' di televisione, faccio all'uncinetto e quindi non ho avere sto coso che penzola sotto non è proprio carino. Quindi adesso sono le 3 del pomeriggio. Ci vediamo fra qualche ora e vi faccio sciogliamo tutto sto ambaradam e cerchiamo di capire se effettivamente vengono le onde oppure no. Quando andiamo a smontare la cofana in testa, vi faccio vedere anche la super piastra che tengo come sacro graal, che mi fa dei boccoli pazzeschi. Quindi noi ci vediamo più tardi. Ok, allora sono le 8, quindi sono passate 5 ore che ho sta roba in testa. Direi che è arrivato il momento di smontarla. Vi faccio vedere la piastra di cui vi parlavo prima. Vedete che ce l'ho ancora nella scatola. È bellissima. E praticamente è questa qua. Questa fa dei boccoli meravigliosi e quindi la terrò nella scatola per altri 10 anni, così non si rovina. E fatto questo, andiamo a smontare. Allora, ho fatto tutte le mie cose in casa e ho provato anche a sdraiarmi mezz'ora sul divano per capire se era fattibile dormirci, perché tantissime ci vanno a letto la notte, cioè li fanno la sera, ci dormono e smontano tutto la mattina. Io ho provato mezz'ora a sdraiarmi sul divano, è stato improponibile, cioè no, non è fattibile secondo me dormirci con questi aggeggi. Quindi intanto bisogna togliere l'elastico. Sono bassa. Ok, 2 ore per togliere gli elastici. Andiamo a smontare anche questo. No, vabbè. Ma sono venuti? Aspettate che li vado ad aprire. No, vabbè. Io sono esterrefatta da questa cosa, metto gli occhiali che non si sa mai, ma sono meravigliosi. A parte il fatto che... Però sono venuti... Cioè, sono proprio boccoli. Credo che questo metodo sia fantastico, non ci credevo minimamente, mi sono dovuta assolutamente ricredere, quindi io direi che questo sarà il mio metodo preferito perché non vado a piastrarli, quindi non stresso i capelli con il calore e in realtà vengono molto molto bene, devo ancora aprirli, eh. Perché vedete, questo tipo è chiuso ancora, ma andandoli ad aprire con un po' di lacca rimangono anche secondo me. Bisognerebbe provare a partire da piastrarli.
più in alto ancora, quindi proprio dalla base, per vedere se viene proprio tutta la chioma, ma questo lo rifaremo prima o poi. Intanto ho scoperto che questa cosa della cintura funziona, quindi super approvata. E noi ci vediamo in un prossimo video.